Davanti al monastero di San Basilio, una maratona di solidarietà. Siamo con il presidente del Lions Club dell'Aquila, Enrico Corsi, una maratona che durerà per tutta la giornata, inserita ovviamente nel cartellone della perdonanza celestiniana. In che cosa consisterà questa grande maratona di solidarietà, presidente? Allora, tutte le associazioni di servizio hanno come vocazione la disponibilità verso gli altri. Lo disse Seneca e l'ho detto anche il fondatore dei Lions, Melvin Jones: non si va lontano se non si fa qualcosa per gli altri. E la solidarietà, come disse Adolfo Esquivel, è il patrimonio dell'umanità. È nostro dovere, è nostro, forse, quello che disse anche l'arcivescovo Petrocchi: la solidarietà è un potere che cura l'anima delle persone e ci toglie la paura. L'umanità ha bisogno della nostra disponibilità. Questa maratona, dove intervengono tutte le associazioni di servizio della città, mira soltanto a sensibilizzare le persone e a fare qualcosa per gli altri. Ci sarà una raccolta fondi? Sì, c'è la raccolta fondi perché si sostiene le suore celestine per i bambini del centro Africa, e quella di quest'oggi è per il centro pediatrico di Bangui.